C'è il suggeritore. Nel 2000 avanti Cristo, alle foci del Marecchia, morirono i faraoni del popolo bulgaro-egizio. I due grandi Munareton I e Tommases II. I due faraoni che furono sepolti orizzontalmente, essendo molto dotati, ad elevare in altezza la loro piramide sepolcrale, allontanandosi dalla canonica forma. Nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2009, l'archeologo Dario Canini, drittista del Magù, bravissimo, aprì due sarcofagi, trovando in perfetto stato di conservazione le due salme. Entrando nella piramide, trovò i geroglifici che accompagnavano il riposo dei due grandi faraoni. Guardiamo i geroglifici. Nella prima incisione si notano Cristiano e Frank, due soldati bulgari, uno dei quali sembra dire: «Rema, Frank, rema!» Nella seconda incisione si scorgono Elena e Lacri, che fanno notare un qualcosa di femminile. Quanto ci vuole! Nella terza incisione, Checco e Dennis mostrano come in Egitto sembrava già esistere il duro braccio della legge. Fammi vedere cosa metto nel cammello! Nella quarta incisione, Cece e Dona fanno vedere come con 5 euro bastassero per riempire il cammello. Nella quinta incisione, dove troviamo Marcello e Mister X, si capisce come gli egizi non baldassero a spese quando si trattava di mangiare. Nella sesta incisione, Michelle e Nicky mostravano come l'igiene orale era già importante a quei tempi. Nella settima incisione, infine, troviamo Piero, Bolo e Romani, che fanno capire come si fanno i sessuali per il proseguimento del popolo bulgaro egizio. Quando dall'acqua usciremo indenni, capirete chi sono i vincitori perenni.